Un saluto a tutti. Oggi vorrei parlare di un'altra leggenda folcloristica del Tarantino, o meglio, diffusa anche un po' in tutto il Salento. Parlando del lavoro, gli accennai nella conclusione all'occhiatura, o meglio, in Salento viene chiamato l'acchiatura. Dico innanzitutto che queste acchiature, o occhiature, insomma, sono esistite veramente. Non nulla di paranormale o sovrannaturale, però tutto ciò è un retroscena macabro ed è contornato da racconti paranormali e superstiziosi. Allora, il popolo racconta questo: pare che anni addietro la gente, quando si stancava di vivere perché troppo anziana o perché era affetta da una lunga, dolorosa malattia, troppo lunga e non morivano, o per altri motivi come la depressione, praticavano una specie di eutanasia. Cioè, invece di andarsi ad impiccare, di suicidarsi con metodi che si usano oggi, secondo il racconto, praticamente si andavano a seppellire da soli in campagna. Scavavano da soli la buca e si seppellivano dentro. Cioè, si coprivano anche proprio da soli dentro. Ma la cosa che ci interessa è che queste persone si seppellivano con oggetti di valore. Allora, acchiatura in salentino deriva dal verbo acchiare. Anche nel mio dialetto significa trovare. Cioè, letteralmente, acchiatura sarebbe ritrovamento. Quindi, come sarebbe dire, qualcosa viene adocchiato. Quello sarebbe l'acchiatura, l'occhiaturo. Nel mio paese si chiama occhiatura. Occhiatura, no? Ancora non ho capito bene, secondo le testimonianze. Ma sappiamo che è vero che nelle campagne o scavando nei cantieri si potevano trovare varie cose, anche oggetti di valore, oro, collane, e poteva essere così tanto da poterti arricchire. E spesso succedeva quando lavoravi la terra. E Spiramione raccontava che in una zona vicino alla Madonna della Camera, tra Monte Barano e Roccaforzata, nel territorio di Roccaforzata, ci sono tante campagne, la campagna quasi aperta, a parte il santuario. Tanto si fermavano proprio i lavori, perché qualcuno aveva trovato qualche cosa. Però il tratto leggendario, paranormale e superstizioso è questo. C'erano racconti dove le persone, che lo trovavano lì per caso, le adocchiavano, le acchiavano, diciamo in dialetto. No, proprio che sognavano il posto dove andare a scavare, ma con delle indicazioni precise. Sognavano seguire determinate istruzioni. La cosa più classica, ovviamente, stiamo parlando di una leggenda popolare, macabra, paranormale, è andare di notte e andare da soli, anche se non sempre. Cioè, o semplicemente il sogno, nel sogno vedi il posto, o più che altro c'è una voce che ti parla, dice devi andare là. Devi andare da solo, oppure devi andare con Tizio, Caio e Sempronio, oppure devi mandare quelle persone e non dire niente a nessun altro in certi casi. Poteva anche esserci questo. Cioè, bisognava seguire però la lettera quello che era stato detto. Vai a sbagliare qualcosa e tu non trovi un bel niente, o trovi qualcos'altro e vi dirò anche cosa. Su internet leggevo, e poi vi parlavo delle leggende raccontate di persona, da persone coinvolte in questa cosa. Io mi metto anche il link in descrizione, ovviamente, che vi bombardo di link. Tanto. È una persona che avrebbe sognato un determinato posto. La voce in testa gli avrebbe detto: no, questa è stata raccontata da una persona, non su internet, non trovata un'altra. Devi andare in un determinato posto, da notte, da solo, con un serpente attorcigliato al collo. Ma questa persona, da sola a mezzanotte, ma soprattutto con un serpente al collo, non ci è voluta andare. C'è andata di giorno senza il serpente. Ha scavato, invece del tesoro ha trovato dei gusci di chiocciole vuote. No, per quello che non lo sapesse, dalle mie parti è consuetudine andare a mangiare, diciamo, le lumachine selvatiche, quelle con il guscio, diciamo, le chiocciole, che escono fuori di solito in campagna dopo la pioggia. Quando piove, soprattutto in questo periodo qua di settembre,
Piove e la gente poi si fa precipitare in campagna a raccogliere le lumache che escono fuori dal terreno. Sono buone da mangiare, può farvi schifo, però sono buone da mangiare. Anche a me fa schifo l'idea, però in realtà sono buone, ve lo assicuro, soprattutto con il sugo. E qualcuno si sarebbe mangiato queste lumache, avrebbe sotterrato i gusci nel terreno. E questo qua ha trovato questi gusci qua. Qualcuno, se fosse vero sta storia, chissà che si è sognato quello. E allora aveva sicuramente trovato un posto ritrovato, come devo dire, qualcuno che lì si era mangiato queste lumache e aveva sotterrato i gusci. Molto semplicemente. E qui si mischia un po' il comico con il paranormale. Un po' tutto ciò che è di popolare. Ecco, su internet, lo ricordo bene. Un contadino avrebbe sognato il posto dove ci sarebbe stata l'occhiatura. E lì ci sarebbe stata una pietra. Che doveva essere tipo un disco, comunque perchio doveva essere. Lui va con un'altra persona perché fa se aiutare ad alzare la pietra. Sopra sarebbe scritto, sono scritto in dialetto, Iadaci mi vota. Cioè, beato chi mi riesce a girare. Due uomini ci avrebbero messo mezza giornata a ribaltare la pietra. E dall'altro lato c'era scritto, in dialetto, traduco, ora che mi ha ribaltato e mi ha rinfrescato tutto il sedere. Allora, ci sono due versioni del finale di questa storia. C'è chi dice che sono arresi, perché avrebbero capito che era una fregatura. E c'è chi dice che i due sotto la pietra avrebbero scavato per trovare il tesoro, quindi non si sarebbero dovuti fermare la lama. E non si sarebbero appunto fermati, ma avrebbero trovato il tesoro sotto la pietra. Questa leggenda dell'occhiaturo mi inizia a interessare perché mia zia mi ha raccontato, mia zia, che quando erano piccoli il suocero della vicina di casa, che è morto da un paio d'anni se non ricordo male, peccato, ma come al solito queste cose sono sempre quando le persone muoiono, me le devo far raccontare prima, mannaggia. Il suocero di questa mia vicina di casa aveva sognato che so che proprio all'angolo di casa mia, che proprio dove si trova la mia stanza da letto, sotto la mia finestra, con quella vicino, ci sarebbe stato l'occhiaturo. Ma la cosa caratteristica, la cosa incredibile, cosa succedeva? Cos'era che era successo? Stavano rifacendo il marciapiede, avevano quindi sotto casa mia, c'era cioè, come una specie di fossato. Una specie di fossato e dove lì si sarebbe scavando abbiamo trovato le cose. Allora, ma nel sogno c'era stata data questa indicazione a questa persona. Tre minorenni dovevano andare a scavare là sotto. Anzi, questa è una cosa tipica a quanto pare dei racconti sugli occhiatori. E nel sogno mi viene detto tre minorenni devono andare a scavare. E fu anche indicato chi. E uno di questi tre minorenni doveva essere la mia vicina di casa, che era anziana ed è morta, quindi io non ho idea di che razza di anni fosse. Mia zia era piccolissima, quindi anni 50, al massimo 60, ma forse manco, forse pure prima. Ma il fatto è che questa ragazza, o meglio, mia vicina di casa, che era anzi, che è morta perché era anziana. Dovete chiedere il permesso alla madre per potersi far mandare. Il permesso alla madre, ma questo così facendo, aveva infranto l'indicazione del sogno. Quindi, quando scavarono, il giorno che è vero, io non so mo, come è possibile, trovarono effettivamente qualcosa, ma non dell'oro, ma delle anfore, qualcosa, o comunque oggetti di poco valore. Poi la stessa, mia stessa zia mi spiegava, guarda, queste voci che senti nei sogni, che ti dicono vai a scavare là, sarebbero le anime delle persone che si erano seppellite da sole, intrappolate, con una specie di limbo. Qui, come nel fatto del lavoro, si mischia il folklore con il cristianesimo. Cioè, invece di andare in purgatorio o all'inferno per essersi suicidate, queste persone sarebbero rimaste intrappolate lì. Allora, così apparirebbero in sogno le persone per poter dire fai questo, questo e questo, tu trovi l'oro e mi
No, diciamo che ti do il premio per avermi liberato. Ma se non segui tutto ciò, non trovi l'oro e l'anima non viene liberata. E un'altra storia che mi ha raccontato sempre mia zia è che una signora stava sorvegliando i ragazzi, fra cui un suo figlio o una sua figlia, però non ricordo di preciso. Sorvegliava da casa, dal paese, giù in campagna, visto che si scende per andare in campagna. Questa signora stava sorvegliando la figlia da lontano e questa nella sua testa avrebbe sentito una voce assordante. Appunto, deve essersi messa tappi nelle orecchie, non riusciva a dormire, non riusciva a far nulla. Questa voce le diceva: vattene via, in dialetto, vattene via, vattene via. Perché, così facendo, guardando la ragazza, sarebbe andato a scontrarsi con le indicazioni del sogno. Quest'anima non sarebbe mai più liberata. E qui, solo così facendo, i ragazzi avrebbero trovato l'occhiaduro, il tesoro, e l'anima sarebbe liberata. E quindi nella testa della signora c'era la voce di questa persona. Allora, però, riguardo a questo, sono veramente questi occhiali. Ovviamente uno si può sognare cosa cavolo vuole, ma io devo dimostrare che è vero. Il fatto che effettivamente ossa di persone non si sono mai trovate. Se fosse vero che sono persone autoseppellite. Ma io mi chiedevo alle persone anziane del mio paese, ma perché si devono seppellire da sole? Ma soprattutto, no? Com'è che i parenti, gli amici, gli altri del paese, siamo qua quattro gatti, nessuno faceva niente per impedire a queste persone di ammazzarsi. E questa è una cosa davvero strana, cioè, impossibile, nessuno ti impedisce, soprattutto se c'hai dei tesori, come tu prendi i tesori tuoi invece di lasciarmeli in eredità e li porti nella tomba. Questi qua non sanno neanche dove è andata a seppellirsi questa persona, come dire, il tuo parente muore, sai che seppellitore la devi prendere, non è che stanno sigillati nel marmo come oggi, nei cimiteri odierni. Sì, così è per sottoterra senza nemmeno una cassa. Ma è possibile questa cosa? Questo è infatti forse la spiegazione più razionale, ma non che ci sia qualcosa di paranormale all'idea che qualcuno seppellisca solo, ma forse secondo me è più razionale pensare che effettivamente questi erano reperti archeologici, anche se fossero state trovate anche delle ossa, magari erano delle necropoli, non persone seppellite da sole. Perché magari la gente trova una persona sepolta in campagna e dice perché non sta al cimitero? E magari stiamo parlando di persone vissute chissà quanti anni prima. Perché i reperti archeologici sono stati dalle mie parti, come la villa romana, i tempi di Apollo, anche cose del Neolitico, anche nella zona fuori, poco fuori dal mio paese. E di conseguenza, per questa spiegazione non scientifica, anche tra virgolette scientifica, no? Di questi ritrovamenti sarebbe stata l'occhiatura, gente seppellita da sola, e invece potrebbero essere necropoli o reperti archeologici di vario tipo. Ecco perché poi trovano le anfore. Scavi e trovi un'anfora antica, che è stato? Qualcuno vissuto prima di te, magari. Questa potrebbe essere una spiegazione. Ecco, sta di fatto che ora non si trova quasi più nulla, e quindi diciamo che tu puoi sognare quello che vuoi e voglio scavi in un posto, qualcosa la trovi. Perché gente prima di noi ne è vissuta. Cioè, questa la mia zona è vissuta, abitata già ai tempi del Neolitico, sono stati i greci. Non so se prima di greci c'erano i messapi, non lo so onestamente. I greci, perché tanto era Magna Grecia, poi sono stati i romani, sono stati insomma i bizantini, gli albanesi, insomma, gli Hangiò, insomma. Cioè, voglio dire, una storia così antica, la nostra. Voi te ne trovi qualcosa, sogni qualsiasi cosa, anche scaviamo per caso. Anche gente con i metal detector nelle spiagge trova qualcosa. Come si parla, no? Della gente che va a fare jogging e trova i cadaveri. O gente che gioca a Pokémon Go e trova i cadaveri. Non è che si è sognato l'occhiaturo, l'anima intrappolata, voglio dire, le cose si trovano. Ma come nel video precedente vi dico, ma le ipotesi. Voglio dire, la gente che non conosce l'agenda del lavoro, non vede il lavoro, così come l'occhiaturo. O meglio, non è che si tratta di conoscere, qua si tratta proprio di essere impegnati in quella cultura. Sai perché queste cose non accadono più oggi? Per questo, voglio dire, come si dice, no? Perché
i cristiani non guariscono immergendosi nel Gange e gli Hindu non guariscono andando al Lourdes. Vabbè, io spero che vi sia piaciuto, è durato abbastanza anche questo. Cerco sempre di stringere il più possibile, ma non voglio mai trattare dettagli. Se vi è piaciuto, vi saluto.